Beh, direi che siamo a un orario consono per cominciare. Buonasera, buonasera a tutti i presenti, grazie per essere qui. Secondo appuntamento di questa terza edizione della rassegna targata Darkside Storia Segreta d'Italia, realizzata in collaborazione con il comune di Vasanello che ci ospita in questa bellissima location. Devo ringraziare doverosamente le persone che ci permettono di realizzare questa bellissima iniziativa ormai da 3 anni, il sindaco Igino Vestri, l'assessore alla cultura Dominga Martinez, il presidente del consiglio comunale Giuseppe Mancuso, che preziosissimo che ci hanno veramente accolto qui come dei concittadini. Ormai siamo vasanellesi doc. De facto. Aspettiamo solo le chiavi della città, sindaco. Vabbè, allora anche no. Allora, dopo il primo incontro della scorsa volta con l'ex agente segreto Marco Mancini, oggi diciamo che è un po' una tavola rotonda, sì. Una tavola rotonda molto particolare, perché oggi l'argomento è di quelli particolarmente scottanti. Parliamo dei delitti del mostro di Firenze, e argomento molto difficile per la sua vastità, per i 1000 rivoli che questo argomento va a toccare. E gli ospiti non sono scelti a caso, perché gli ospiti di stasera rappresentano in qualche modo le diverse istanze che danno corpo a questa vicenda. Abbiamo qui con noi l'ex magistrato Giuliano Mignini, che si è occupato a lungo del cosiddetto filone perugino di questa che è al centro del divano, giusto per indicare. Al centro del divano si è occupato del filone perugino, ha indagato sulla morte di Francesco Narducci, il medico di Perugia, trovato cadavere, e qui metto delle virgolette abbastanza grandi, nel lago Trasimeno. Poi spiegherà il perché di queste virgolette. Poi abbiamo gli avvocati Walter Biscotti e Michele Antonioni. Michele Antonioni è l'avvocato del dottor Mignini e lo ha seguito in questi anni, e quindi è un grande conoscitore di queste vicende che hanno toccato entrambi anche sul piano personale. E abbiamo l'avvocato Walter Biscotti, che tra i tantissimi casi di cronaca nera di cui si è occupato, ricordiamo il delitto Pecorelli, ricordiamo il delitto di Sara Scazzi e tanti altri casi molto mediatici, ultimamente si sta occupando da circa 2-3 anni, del mostro di Firenze, che ha chiesto la revisione del processo ai compagni di merende. Allora, dobbiamo necessariamente fare un po' un'introduzione iniziale. Non entreremo nello specifico, comunque al mostro di Firenze vengono attribuiti 16 delitti che partono dal 1968 e arrivano al 1985. E c'è diciamo una discussione anche molto sensata sull'attribuzione del primo delitto al mostro di Firenze, ma questo magari lo accenneremo nel corso della discussione. Nell'85 la scia di sangue si ferma e da quel momento parte il mito del mostro di Firenze. E nel corso del tempo i filoni sono stati innumerevoli. Abbiamo parlato del filone dei compagni di merende, che probabilmente tutti conosciamo, quindi quando venne individuato Pietro Pacciani come possibile mostro e partì tutto il processo ai vari Vanni, Lotti, insomma, chi di noi non ha visto su YouTube stralci del processo un giorno in Pretura, insomma, immancabile. E poi c'è stata la cosiddetta pista sarda, che a un certo punto ha catalizzato l'attenzione degli investigatori ancora prima dei compagni di merende. Poi appunto il filone perugino, c'è tutto un filone delle vittime collaterali, che sono tante, sì, e tutte a loro modo collegate alla vicenda del mostro. E poi c'è un altro grande filone che vuole invece l'azione omicidiaria di un serial killer solitario. Ecco, oggi cercheremo di condensare tutto questo in una discussione che siamo sicuri che sarà molto interessante, speriamo
vi possa dare qualcosa e aggiungere qualcosa alla vostra conoscenza su questo caso. A questo punto cominciamo, lo spiegone l'abbiamo fatto. Io la prima domanda la rivolgerei al dottor Mignini. Allora, dottor Mignini, se riesce a sintetizzarci, toccando i punti cruciali, di che cos'è, cosa rappresenta la pista perugina in questa vicenda e come lei arriva ad occuparsene. Dunque, io intanto vi ringrazio, non conoscevo questa località e sono rimasto incantato perché è un posto bellissimo, ci tornerò, e vi ringrazio dell'ospitalità, ringrazio gli organizzatori. Io in questa vicenda del filone perugino, io sono perugino da generazioni, penso abbiamo fatto ricerche, siamo a metà Settecento più o meno, e quindi conosco la città, conosco tutte le caratteristiche della città e io frequentavo il liceo classico, che c'è l'unico liceo classico che c'è a Perugia, il liceo classico Mariotti, che era frequentato anche dal medico Narducci. Quindi io questa vicenda l'ho seguita fin da prima che me ne interessassi come magistrato, come curioso, come perugino, come conoscitore di questa persona. In pratica succede questo. Lascio perdere l'incontro che ho avuto per caso con questo non era compagno di classe perché faceva un'altra sezione, ma insomma che ho avuto qualche giorno prima della sua... Lasci perdere invece, perché è molto interessante questo aneddoto. Pochi giorni, credo era una giornata di sole, ma quell'anno era un ottobre, forse potrebbe essere stato anche settembre. Era abbastanza caldo, abbastanza soleggiato, l'inverno invece fu piuttosto freddo, e io stavo tornando a casa, incontro il Narducci che stava armeggiando intorno alla sua famosa moto. È la moto di Narducci è una moto famosa, poi vedremo di ritornarci, ma io rimasi colpito dalle condizioni fisiche e anche psicologiche di Narducci, che non avevo mai visto in quel modo. Era deperito, io pensai che fosse affetto da un male incurabile, proprio perché veramente era in condizioni... E aveva, mi ricordo ancora perfettamente, aveva degli occhiali molto scuri che coprivano, non si vedevano gli occhi da dietro, si vedeva una ferita che sporgeva sulla guancia destra, me la ricordo ancora, e mi rimase impresso. Io lo salutai, lui era in condizioni veramente, io non so quello che aveva, insomma, questo... Qualche tempo dopo diciamo verso metà settembre, verso anche ottobre, prima ovviamente della scomparsa, che era l'8 ottobre. Tanto che quando scomparve e noi leggevamo le notizie della vicenda dal giornale La Nazione, di Firenze, che si legge a Perugia, era il giornale ancora più letto a Perugia, quindi venivamo informati molto, molto dettagliatamente di questa vicenda, e io pensai, è successo qualcosa, pensai, legai quella scomparsa a questa impressione pessima che ebbi di lui. Poi continuai la mia attività, io ho fatto la mia carriera a Volterra, in provincia di Pisa, quindi in prossimità
della zona di Baccaiano, soprattutto era vicino a Baccaiano di Montespertoli, delitto dell'82. Poi andai a Terni, poi tornai a Perugia in procura, da allora sono stato sempre in procura. A un certo punto, non entro in dettaglio sulle modalità in cui emersero queste notizie, io mi trovai in una indagine per minacce telefoniche molto strane, che ancora oggi mi lasciano sconcertato, queste minacce. E in queste minacce una estetista di Foligno veniva minacciata senza motivo, perché non c'era un motivo particolare, e questa venivano fatti riferimenti progressivamente, è una specie, è in crescendo questa situazione, alla vicenda di Pacciani e poi alla vicenda della morte del medico che poi viene chiamato Narducci, perché è un crescendo, è una progressione questa, che a mano si sposta verso questo medico perugino. E quindi io dovetti approfondire questo spunto, questa in relazione a quel procedimento. E poi emersero dalle attività dalle prime attività di indagine che io feci, soprattutto quando interrogai il medico legale, che non fu chiamato il giorno in cui fu rinvenuto il cadavere. E mi imbattei in una situazione, questa è la cosa secondo me più impressionante che mi sono trovato di fronte. Io non ho mai visto delle omissioni e delle violazioni così gravi come quelle che si verificarono sul pontile di Sant'Arcangelo, che è la parte meridionale del lago, in direzione un pochino di Chiusi praticamente, mentre Sant'Arcangelo, San Feliciano è verso Perugia, verso est. Non avevo mai visto delle omissioni così gravi. Non fu fatta l'autopsia, non fu portato il cadavere all'obitorio, non fu misurata la temperatura rettale, non furono fatte fotografie. C'erano due certificati di accertamento morte palesemente falsi, e poi il particolare, questo ve lo lascio, perché il cadavere fu immediatamente restituito ai familiari senza il nulla osta al seppellimento, che intervenne dopo i funerali, cioè praticamente intervenne 3-4 giorni dopo il rinvenimento del cadavere. Non ho mai visto una cosa del genere, questo chi segue. Senta, queste anomalie si sommano all'anomalia più grande, ovvero a questa leggenda nera sul corpo di Narducci, sì. Perché il cadavere pescato dal lago è ormai opinione comune che non fosse, sì, quello del medico. È un fatto ormai accertato. Ecco, allora di chi era quel cadavere e dov'è il cadavere di Narducci? Oh, il cadavere. E perché è stato scambiato questo cadavere? Questo a saperlo. Il cadavere, ci fu un'operazione volta a impedire qualsiasi indagine su questa vicenda. Perché in quel pontile erano, a fronte della totale assenza di accertamenti, erano presenti il questore, che non aveva alcun titolo per essere presente perché non è un'autorità di polizia giudiziaria, il questore, c'era la squadra mobile che non aveva titolo perché c'erano i carabinieri che dovevano procedere, erano i carabinieri competenti in quella vicenda, e c'erano i vigili del fuoco di Arezzo, per esempio, che intervennero, e c'erano praticamente i giornalisti e anche persone che non potevano essere presenti, che dovevano essere state avvertite in anticipo.
il questore soprattutto. C'è una foto, e io, se voi l'avete vista queste foto, c'è una foto in cui si vede il cadavere che viene trasportato con la pilotina dei carabinieri di Castiglione del Lago, che viene portato sul pontile. Pochi minuti prima del rinvenimento il questore è già lì, da Perugia a San Feliciano, a Sant'Arcangelo, come minimo c'è una mezz'ora di tempo. Senta, e poi ecco, giusto per spiegare a chi non conoscesse la storia il perché stiamo parlando di Narducci, e perché a un certo punto comincia a circolare la voce a ridosso della sua scomparsa che Narducci potesse essere il mostro di Firenze. Del Narducci coinvolto se ne parlava anche da prima. E la coincidenza particolarmente inquietante è che Narducci muore un mese dopo l'ultimo delitto del mostro, e da quel momento in poi smettono le uccisioni. Ma c'è l'ultimo dettaglio che le vorrei chiedere relativamente a questa storia, che meriterebbe un approfondimento. Noi tra l'altro sul nostro canale, che vi invitiamo a visitare, YouTube Dark Side Storia Segreta d'Italia, abbiamo dedicato un lungo approfondimento a questo caso, quindi vi invitiamo, se volete, se siete curiosi, ad andarvelo a ripescare. E però, dottor Minini, c'è una cosa che mi interessa, che se le va di raccontarla, che a un certo punto lei lo trova il cadavere di Narducci, il vero Narducci, certo. E ci sono dei segni che allora riportano alla morte, non per annegamento ma per altri motivi. Cioè, il cadavere che viene rinvenuto, fino a una certa epoca si dava per scontato che fosse quello del Narducci, perché non era stato sollevato il problema. C'erano delle dicerie, mi ricordo, ma sulle dicerie, sa, in questa vicenda ce ne sono state tante, però mi ricordo che a un certo punto, quando è che emerse la incompatibilità dei due cadaveri con l'autopsia, quando io dovetti decidermi, visto che non era stata fatta ed era indispensabile, ad avviso del medico legale, che era un luminare della medicina legale italiana, il professor Giovanni Pierucci dell'Università di Pavia, io dovetti fare la riesumazione del cadavere. Non vi dico in mezzo a quali ostacoli, perché si scatenò un pandemonio, ma dovetti farla, e dall'apertura della bara emerse che il cadavere che era nella bara, che era, sì, era quello del Narducci, io lo riconobbi, mi ricordo, era conservato in maniera ineccepibile. Mentre il cadavere del Lago era gonfio. Era brachicefalo, alto 1,60 e aveva pochissimi capelli, era vestito con una camicia e la cravatta. Narducci invece quel giorno, secondo quello che riferisce la moglie, aveva una Lacoste. Lei lo trovò Narducci dentro la bara con paramenti massonici. Lo riconobbi, era alto 1,82, Narducci, snello. E la cosa importante da un certo punto di vista, che però io sul momento non ho potuto approfondire, era che nel cadavere del Narducci, sotto i pantaloni, c'era un grembiule. C'era un grembiule che, secondo un esperto che mi fu richiesto dai medici legali, era un simbolo, aveva una valenza simbolica massonica arcaicizzante. E poi tenete presente questo, con funzione punitiva, cioè questo cadavere è stato degradato in un contesto massonico, se era così, insomma, questa era l'ipotesi, è stato punito. E inoltre aveva l'osso ioide spezzato. Oh, poi dall'analisi dell'analisi che fu ostacolata in tutti i modi, aveva la cartilagine tiroidea destra, mi pare, vistosamente fratturata, cioè era stato strozzato.
perché non era strangolato, perché se fosse stato strangolato con un laccio c'era una lesione completa, invece questa era circoscritta delle dimensioni di circa un paio di centimetri, il pollice di una mano, probabilmente un professionista. Eh? Un professionista. Sì, professionista. Ecco. È quello che ho pensato, abbiamo pensato subito. Però ecco, voi capite, questa sorpresa poi ti impone degli accertamenti ulteriori. Ho fatto 4 consulenze antropometriche. L'ultima l'ho fatta fare al colonnello Garofano del RIS Carabinieri di Parma, che ha confermato la misurazione che era stata ipotizzata dall'assistente del professor Pierucci. Quindi il cadavere era un altro. Chi era questo? Si è arrivati a un punto in cui era... Io sono stato molto prudente, lo riconosco. A Firenze mi hanno detto che il cadavere era quello. Era un corriere della droga messicano che era stato ucciso, gettato da un treno in corsa nella zona di nella zona sempre del lago Trasimeno, vicino Passignano, San Donato di Passignano, e quindi si chiamava, mi ricordo anche il nome, comunque non... Heredia, Sanchez Heredia, qualcosa di... Diciamo che la zona attorno a Perugia negli anni Ottanta sembrava, non è un paese per vecchi, insomma, corrieri della droga, Perugia, cadaveri nel lago. Perugia è una città che sotto sotto presenta degli aspetti, insomma, ci sono stati casi abbastanza... soprattutto lei si è occupato anche del caso Meredith Kercher, come... Meredith Kercher, sì, beh, quello... divaghiamo. Allora, però, esatto. Marcello, io necessariamente dobbiamo andare un po' veloci, però una domanda al dottor Minini la dobbiamo fare. Narducci poteva essere il mostro di Firenze? Allora, Narducci era in un elenco di sospettati che fu richiesto da Vigna e Canessa nell'87, arrivò alla procura di Firenze nell'87, era un elenco di sospettati, lui era il numero 185 di questi sospettati ed era l'unico morto dopo l'ultimo delitto, però attenzione, gli altri erano tutti vivi. Grazie. Mi spiego. E poi quello che è emerso, a parte le frequentazioni della zona di... Qui ci arriveremo. Esatto. Quello che è emerso è che è il discorso dei fetici. I fetici. Perché in più occasioni ci sono varie persone, io posso fare i nomi, che hanno raccontato che hanno posto in relazione il Narducci alla custodia dei fetici. Perché ricordiamo che in alcuni dei delitti, esatto, del mostro ci fu l'escissione di parti del corpo femminile, in particolare il pube e quindi il seno. Questo sarebbe l'elemento, secondo me è quello... Si è sempre parlato anche della possibilità della mano di un medico, almeno è quello che ha scatenato, a livello popolare. È quello che ha scatenato le dicerie. All'indomani della scomparsa ci deve essere stato un rinvenimento di questo tipo. E da lì è venuto fuori, perché era clamorosa questa... Certo. Questo è il punto. Poi la sua partecipazione ai delitti è ipotizzabile, ma su questo io devo... Certo, allora c'è... grazie dottor Minini, torneremo a toccare, a sfiorare l'argomento. E Marcello, intanto facciamo un attimo una postilla. Tra i vari media partner di questa iniziativa c'è Nero Crime, abbiamo qui stasera i due esponenti di Nero Crime, Valentina e Armando, che ringraziamo e che stanno, credo, facendo, non so se è una diretta o qualcosa, comunque grazie della vostra presenza, saranno nostri ospiti il 19 aprile, quando faremo una cosa molto simile, una tavola rotonda sulla strage di Erba. Altro argomento particolarmente di attualità. Allora, Marcello, dimmi. Vogliamo, prima di affrontare, facendo un passo indietro, prego. Penso che tu voglia
parlare un attimo con l'avvocato, l'avvocato Antonioni. Sì. Ecco. Allora, rimaniamo sempre in un ambito trasversale, quindi che circumnaviga i delitti veri e propri del mostro, e arriviamo a appunto a toccare e fare un po' una carrellata, se così possiamo chiamarla, di quelle che sono le vittime collaterali. Come abbiamo detto, ci sono diverse persone legate a vario titolo, alle persone coinvolte o perché indagate o perché uccise, che negli anni successivi o a ridosso, in prossimità anche dei delitti del mostro, muoiono in modi agghiaccianti. Ecco, queste vittime non entrano nel novero delle vittime ufficiali del mostro, però tutto lascia pensare che possa esserci un collegamento. Dottor Minini, se passa il microfono al suo avvocato, grazie dottor Antonioni, e appunto se ci può fare questa panoramica. Con piacere, io ho approcciato questa materia già da qualche anno, da prima come appassionato e poi mi ha onorato il dottor Minini del mandato difensivo per tutelare il suo onore e la sua reputazione, che ancora oggi a distanza di tanti anni dalle indagini che lui ha fatto nel pieno e legittimo esercizio del suo ministero, che era ministero per bisticcio di parole, io credo che sia un unicum nella storia giudiziaria italiana che un pubblico ministero venga così bersagliato semplicemente per aver fatto il suo dovere fino in fondo senza guardare in faccia a niente e a nessuno, e per me è un grande onore averlo difeso e difenderlo, e necessariamente con metodo scientifico e con molta prudenza mi sono avvicinato, professionalmente parlando, quindi non più da appassionato dove potevo avere la mia visione, a tutto quello che ha riguardato la vicenda del cosiddetto mostro di Firenze, e ho approfondito la domanda che mi ha fatto lei, dottor Zanella, estremamente pertinente in relazione alla portata del fenomeno, alla vastità, perché qui non stiamo parlando soltanto di 14 vittime certe dal 74 serie omicidiare al 74 all'85 più le due che ha ricordato del 68, ma c'è una sterminata serie di vittime collaterali, penso, e tutte impunite. Penso a tante prostitute, soprattutto che gravitavano nel centro cittadino di Firenze, Meoni piuttosto che Clelia Cuscito, piuttosto che tante altre. La Caltabellotta non era una prostituta, e comunque un'altra vittima collaterale, Elisabetta Ciabani, una giovane ragazza di 21 anni morta. Elisabetta Ciabani, soffermiamoci un attimo sulla morte di Elisabetta Ciabani, perché è particolarmente inquietante. Chi era questa ragazza, dove muore e come muore, e qual era il collegamento con la vicenda del mostro? Il collegamento con la vicenda del mostro a tutt'oggi è ignoto, si sa solo che questa era una ragazza assolutamente normale, semplice, di 21 anni, morta in vacanza a Scicli, in provincia di Ragusa, famiglia assolutamente modesta, se non ricordo male era anche orfana, e muore con modalità veramente orribili, muore in una rimessa dell'hotel dove alloggiava con la propria famiglia, con diverse ferite anche al pube che ricordavano il mostro di Firenze, con un coltello conficcato nella pancia. In che anno siamo? Nel 1982. E anche qui la cronistoria degli eventi è molto particolare. Allora, questa Elisabetta Ciabani, questa morte viene classificata in maniera veramente inopinata e strana come suicidio. Io ho avuto la sfortuna di vedere le foto del cadavere e sono certo che non si poteva trattare assolutamente di suicidio. C'è qualcuno nella vasta letteratura mostrologica, prima ancora che nelle indagini ufficiali, che ha parlato di un collegamento, di un'amicizia certa con una delle vittime del mostro, con Susanna Cambi, ma questo non è un elemento certo. Di certo c'è che abitavano a non molta distanza. Di altrettanto certo c'è che in quei giorni soggiornava a non troppa distanza da Scicli il giudice istruttore Tricomi, all'epoca c'era ancora la figura del giudice istruttore, non c'era ancora il GIP,
che era ospite dell'altro magistrato Severino Santiapichi, che in quei giorni si stava occupando del primo processo Moro. Quindi le analogie, le circostanze, diciamo, soprattutto il fatto che questa sia una morte particolarmente strana, viene sott'occhio. Non ultimo, un dato che aveva registrato l'indagine fatta dal dottor Giuttari col GIDES a Firenze, gruppo investigativo delitti seriali che venne creato proprio per indagare sulle correlazioni esistenti, eventuali correlazioni esistenti tra le vittime del mostro e la figura di Narducci, che accertò che questa Elisabetta Ciabani era stata dipendente per un breve periodo di tempo prima della morte presso un hotel nei pressi di Perugia, l'Oscano, che era un noto ritrovo per convegni di tipo massonico. Ecco, però qui noi con la Ciabani ci stiamo allontanando anche geograficamente, e i collegamenti, come lei giustamente sta dicendo, sono labili. Sì, labili, però c'è un altro dato anomalo che si inserisce in questo delitto, cioè che a fare l'autopsia venne chiamato inspiegabilmente il professor Maurri, che era lo stesso medico legale che ha fatto le perizie autoptiche su tutte le vittime del mostro. E ci fu, da quello che mi risulta, un tentativo di approccio da parte dei carabinieri del posto che avevano seguito le indagini sulla morte di questa Ciabani, quindi i carabinieri del Ragusano, con i colleghi di Borgo Ognissanti a Firenze, che erano quelli che direttamente erano sul campo per le indagini sul mostro di Firenze. Cercò il maresciallo che aveva fatto le indagini un approccio, in particolare col colonnello dell'Amico, che era a capo del nucleo investigativo. E Olinto dell'Amico. Olinto dell'Amico. Olinto dell'Amico, figura che magari dopo andremo un attimo, sì, a e questo approccio non c'era. Poi altre vittime collaterali ce ne sono tante, inquietanti, allora, come Francesco Vinci, infatti volevo come Milva Malatesta, il bambino Mirko di tre allora, anni. Allora, se con Susanna, se con Elisabetta Ciabani ci siamo allontanati, ci riavviciniamo, sì, invece con dei personaggi che veramente hanno lambito la vicenda del mostro. Assolutamente. Perché ricordiamo, Francesco Vinci viene a un certo punto sospettato essere il mostro e arrestato, certo, viene scarcerato solo perché durante la carcerazione avviene uno dei, sì, delitti. E poi una morte molto simile, adesso diciamo che morte ha avuto Francesco Vinci, la, sì, subisce pochi giorni dopo Milva Malatesta col piccolo Mirko di allora, 3 anni, il figlio. Qui è uno degli aspetti ancora più brutali e inquietanti dell'intera vicenda mostro, perché muoiono in circostanze assolutamente analoghe, a distanza di pochissimi giorni l'uno dai iuni, perché siamo nel 1993. L'8 agosto del 1993 vengono rinvenuti. Quindi è in corso il processo. È in pieno svolgimento il processo di primo grado a carico di Pietro Pacciani. Pietro Pacciani in quei giorni era particolarmente nervoso. 29 luglio del 1993 viene interrogato in carcere a Sollicciano da Vigna e da Canessa. Io faccio la cronistoria. Vigna e Canessa, Vigna era il procuratore. Vigna era il procuratore capo e Canessa era il pubblico ministero storico, probabilmente era l'aggiunto che seguiva le indagini sul mostro, in particolare era colui che stava sostenendo l'accusa in giudizio nei confronti di Pietro Pacciani. Pietro Pacciani, particolarmente e anche comprensibilmente nervoso, visto che il processo non stava prendendo una piega a lui favorevole, viene interrogato a fine luglio, 29 luglio 1993, e in seguito a quell'interrogatorio succede, non so, appunto, va stabilito se c'è un nesso causale diretto o indiretto, fatto storico certo è che l'8 agosto 1993 viene ritrovato cadavere carbonizzato e brutalmente torturato Francesco Vinci, letteralmente incaprettato e virato e poi incaprettato Francesco Vinci e il suo servo pastore Vargiu, in località Chianni, provincia di Pisa, nel cofano. E i due cadaveri vengono dati alle fiamme, vengono bruciati, l'autovettura viene bruciata. Di lì a pochi giorni, la notte tra il 18 e il 19 agosto,
del 1993, con le stesse identiche modalità, vengono brutalmente uccisi Milva Malatesta e il piccolo figlio Mirko di appena 3 anni. Ecco, Milva Malatesta come era collegata alla vicenda del mostro? Francesco era stato sospettato di essere il mostro all'interno della cosiddetta pista sarda di cui dopo accenniamo. E Milva? Milva aveva dei legami di frequentazioni e, per esempio, era stata la prima moglie di certo Vincenzo Limongi, morto nel 1991, 2 anni prima, anche lui in carcere, classificato come suicidio, una morte strana perché aveva i piedi che toccavano per terra e soprattutto perché intervenuta il giorno precedente a quello che doveva essere quello della sua scarcerazione. Milva Malatesta era un personaggio molto particolare, se ascoltiamo la testimonianza poi del fratello Luciano Malatesta, che per un periodo ho anche assistito professionalmente, era legata a giri molto particolari sin da ragazzina, perché frequentava la dimora di uno dei personaggi ancora più enigmatici, che era il mago Salvatore Indovino, intorno al quale Nomen Omen, intorno al quale a quella stamberga di via di Faltignano, dove era il posto preciso, e via di Faltignano vicino a San Casciano Dipesa, sì. Dove, allora, di certo c'è, perlomeno stando a numerose testimonianze, e sul punto credo che insomma anche tutta la letteratura mostrologica sia più o meno d'accordo, di certo c'è che lì avvenivano riti strani, messe nere o altre cose, orge anche che riguardavano e prevedevano purtroppo, ahimè, la partecipazione di bambini. In questo contesto Milva Malatesta faceva parte di quel giro, era rimasta vittima, proveniva da una famiglia disgraziata, il padre nel 1980, prima che iniziasse la serie scissoria omicidiaria attribuita al cosiddetto mostro di Firenze, era stato ritrovato la vigilia di Natale impiccato nella stalla della sua abitazione, anche qui coi piedi che toccavano per terra, anche lì un suicidio anomalo. Quindi una storia familiare particolarmente pesante, con la madre che poi era stata una dei testimoni chiave, Maria Antonia Sperduto, al processo di primo grado contro lo stesso Pacciani. Tutti personaggi comunque legati da frequentazioni veramente borderline, veramente ecco, facenti parte di quel mondo dell'oscuro, dedito a pratiche di tipo satanistico piuttosto che altre cose. Milva Malatesta si era in parte affrancata rispetto a questo passato, e però all'improvviso subisce una morte brutale, terribile. E perlomeno in apparenza inspiegabile, che riguarda anche il figlioletto. Quindi lì qualche domanda sovviene, perché questi 3 eventi che ho adesso riassunto in senso proprio cronologico: interrogatorio di Pacciani in carcere il 29 di luglio, Francesco Vinci e il servo pastore l'8 agosto, Milva Malatesta e il figlio Mirko, anche loro morti. Milva Malatesta era morta probabilmente in seguito alle percosse che aveva subito, e quando poi l'auto su cui è stata rinvenuta cadavere era stata data alle fiamme. Il piccolo Mirko invece pare che purtroppo ancora fosse in vita nel momento in cui lo hanno attinto le fiamme. Sono delle morti raccapriccianti che ancora reclamano giustizia e che soprattutto aprono degli scenari molto inquietanti. Assolutamente. Anche qui la stoppo un attimo, ci torneremo. A questo punto, Marcello, arriviamo a, non sbaglio se lo definisco, la rockstar di questa oscura vicenda. Assolutamente. Ovvero Pietro Pacciani. O comunque quello che è stato, diciamo, indicato come il frontman, il colpevole che è stato dato in pasto all'opinione pubblica. Allora, parto dall'avvocato Biscotti. Abbiamo detto, Pacciani è il mostro di Firenze per l'opinione pubblica, è stato identificato con questo, in carcere, condannato, eccetera. Ma ecco, come si può inquadrare questa figura, e soprattutto questa figura come rientra
diciamo, nella cornice mostro di Firenze, e come rientrano nella cornice e che cosa sono i famosi compagni di merende di cui poi si è parlato a proposito di Pacciani. Allora, innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questa serata per l'invito. Devo fare i complimenti al sindaco e all'assessore, perché non ero mai venuto a Vasanello e lo trovo veramente un paese splendido, quindi grazie a tutti i cittadini che sono intervenuti, ma veramente, veramente bello. Allora, mettiamoci comodi. Tutto quello che avete sentito fino adesso è molto suggestivo, molto interessante, molto, molto importante, ma non c'entra niente con il mostro di Firenze. Ora ci dirà anche chi è il mostro di Firenze. No, attenzione. No. Allora, io innanzitutto faccio l'avvocato, sono 30 tanto, anni. Tanto microfono. Io faccio l'avvocato, sono più di 35 anni, ho fatto almeno 35 processi di omicidio, quindi non ho l'esperienza del dottor Mignini, ma certamente qualcosa ho imparato in tutti questi anni. Per parlare di responsabilità grave in un processo penale ci vogliono le prove, ci vogliono prove serie. Le suggestioni, gli accostamenti, gli ammiccamenti, il non dire e dire rispetto a determinati fatti non sono ipotesi che si possono portare in tribunale. Partiamo, innanzitutto io mi sto occupando di questa vicenda nell'ultimo anno e mezzo, quindi non ho la competenza del dottor Mignini, nemmeno dell'avvocato Antonioni, che sono da più tempo che seguono questa cosa, questa storia. Io mi sto occupando da questa storia perché i familiari di Vanni, uno dei condannato all'ergastolo per 4 duplici omicidi, i parenti mi hanno chiesto di procedere alla richiesta di revisione di quel processo. Quindi è un anno e mezzo che insieme all'avvocato Mazzeo e all'avvocato storico di Vanni, insieme all'avvocato Nino Filastò e insieme al consulente Paolo Cocchi, ci stiamo occupando di questa storia. Io quindi negli ultimi tempi sto cercando di informarmi in maniera laica di questa storia. Io sono convinto che ci troviamo di fronte, anche secondo la più classica letteratura criminologica, al classico serial killer unico, serial killer che agisce con metodi che dico rituali dal suo punto di vista della dinamica dei fatti, e questo i fatti lo confermano. Veniamo a tutto quello che è successo da quando rispondo alla sua domanda. Pacciani, fino diciamo all'ultimo duplice omicidio, quindi fino all'85, gli investigatori hanno brancolato nel buio. Avevano fatto una lista, adesso non mi ricordo il numero, per individuare il colpevole, gli investigatori, la procura di Firenze, aveva fatto una lista di tutti quelli che in qualche modo avevano avuto condanne di questi tipi, che siano violenze sessuali, roba del genere, ed era venuta fuori una lista di decine e decine e decine di nomi. Hanno tagliato questa lista finché la persona che è venuta fuori, questo Pacciani, certamente una persona spregevole, perché in passato, quando era giovane, aveva ammazzato l'amante della sua fidanzata,
aveva poi passato diversi anni in carcere, quando è uscito si era sposato, ha fatto due figlie, ha violentato le figlie ed è stato condannato ed è andato in galera. Quindi una persona assolutamente spregevole. Era la persona perfetta per essere indicata come il mostro di Firenze. E così è stato. Però le prove erano deboli. C'è il famoso proiettile, trovato nel suo giardino. L'accusa si basava sostanzialmente su questo proiettile trovato in giardino. La sto provocando, avvocato. Nel giardino di Pacciani. Un proiettile che a seguito di una recente consulenza, microfono per favore, di una recente consulenza è risultato essere artefatto, quindi significa che qualcuno ha messo quel proiettile nell'orto di Pacciani proprio mentre stavano concludendo le indagini, e quindi Pacciani sulla base di questo è stato portato a processo. Voi dovete pensare, certamente in primo grado è stato condannato all'ergastolo, però poi quando, e qui c'è la chiave di tutto secondo me, si arriva all'appello, dopo che vengono depositate le motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo di 7 duplici omicidi, perché del primo, quello del 68, Pacciani non è stato condannato, vengono depositate le motivazioni e quindi gli avvocati doverosamente fanno l'appello. E cosa succede? Succede che già si sa chi presiederà la corte d'assise d'appello, già si sa chi potrebbe essere il procuratore d'udienza del processo d'appello. E io sono convinto, questa è una mia opinione personale ovviamente, sono convinto che in quel momento la Procura della Repubblica, parlo di Vigna e Canessa, comprendono che probabilmente il processo lo perderanno. Tanto è vero che quando il pubblico ministero in appello fa la sua requisitoria, chiede l'assoluzione di Pacciani, con grande scalpore, facendo comprendere che era un processo un po' costruito forse troppo a tavolino. Nel frattempo, prima che inizia il processo, adesso vado a memoria, ma proprio in quel periodo la Procura della Repubblica nomina Giuttari capo del SAM, della squadra speciale antimostro, quella roba lì. Adesso sì, della squadra mobile, quindi si occupa di questa vicenda, inizia a occuparsi di questa vicenda. Ed è proprio mentre si sta concludendo il processo, quantomeno quando il processo d'appello è in fase di conclusione, è pronta la cosiddetta lista dei testimoni, alfa, beta, gamma, eccetera, che viene chiesta dopo che il pubblico ministero della Corte d'Appello aveva già fatto la sua requisitoria chiedendo l'assoluzione. Beh, questo è un fatto assolutamente insolito. Io credo che al dottor Mignini una cosa del genere non è mai accaduta e nemmeno lui l'abbia mai fatta. Io non l'ho mai sentita fare una cosa del genere. Questo perché la Procura della Repubblica stava percependo che quel processo lo stava perdendo, avrebbe fatto non una bella figura, diciamolo in maniera semplice, e quindi in qualche modo volevano correre ai ripari con questi testi alfa, beta, che erano poi alcuni di loro i compagni di merenda, i cosiddetti compagni di merenda di cui parleremo dopo. Il presidente della Corte d'Assise d'Appello rifiutò questa richiesta e fece la sua sentenza alla Corte d'Assise d'Appello assolvendo Pacciani. È vero poi che la Cassazione, la Procura impugnò in Cassazione questa sentenza e la Cassazione disse che in effetti
quei testi potevano essere sentiti. Attenzione, non disse che la sentenza era sbagliata da un punto di vista tecnico, non disse che, però nel senso che quei testi potevano essere sentiti. Quindi il processo doveva tornare di nuovo in corte d'appello, però nel frattempo Pacciani muore e quindi il processo finisce. E arriviamo, il processo a Pacciani finisce. E arriviamo ai compagni di merenda. Nel frattempo inizia l'istruttoria nei confronti dei compagni di merenda, che è un processo... I più celebri di loro, Vanni e Lotti, no? Vanni e Lotti, tanto sono passati alla storia. Per intenderci, che sono passati alla storia. Io vi assicuro, vedere un processo a 30 anni di distanza e vedere soprattutto quel processo fa rabbrividire anche uno studente al quarto anno che sta studiando e deve dare e sostenere l'esame di procedura penale. Perché un processo così è una cosa, io la ritengo una cosa inaccessibile. Cioè io non credo che non era un processo serio. Noi stiamo... Giulia, dico quello che penso, mi querelassero, non ho paura di nessuno. Sono le opinioni dell'avvocato Biscotti, avete capito che ovviamente sono in posizioni assolutamente inconciliabili. E per questo è una tavola rotonda. Ed è per questo che li abbiamo... Io non ho paura di nessuno, ritengo che i compagni di merende erano quattro ubriaconi di paese, ubriaconi di paese che forse... I compagni di merende, in particolare Lotti e Pacciani, erano i classici beoni di paese dove veramente non avevano nessuna possibilità di essere quelli che sono stati descritti nelle sentenze. Allora, ecco, e questa cosa mi fa rabbrividire. Quindi, scusami, prego. Scusami. Quindi, per questo motivo, anche a distanza di 30 anni, il mio impegno, io ormai ho 65 anni, tra un po' vorrei smettere, ma prima di smettere mi piacerebbe lasciare un segno io sono un appassionato di processi penali, ecco, il processo penale ai compagni di merende, ma anche quello a Pacciani, mi fa rabbrividire. Allora, la fermo un attimo e fermo un attimo anche lei, perché prima di farle rispondere o comunque puntualizzare alcune cose dette dall'avvocato Biscotti, allora arriviamo al punto. Lei è per il serial killer unico, con metodo rituale e tutto quanto, più o meno quello che diceva anche l'avvocato Filastò, anzi l'avvocato Filastò, avvocato storico di Vanni, sospettava che il vero mostro di Firenze potesse essere un uomo vicino agli ambienti della procura, perché in qualche modo anticipava le mosse degli inquirenti o comunque sapeva muoversi molto bene. Lei pensa la stessa cosa? Beh, allora, la tesi dell'avvocato Nino Filastò è sicuramente una tesi non solo suggestiva, ma fondata anche su elementi di fatto, perché in alcune ipotesi di omicidio c'è la patente sul tappetino dell'autovettura dei ragazzi uccisi. Quindi che vuol dire? Tutto lascia pensare, questa era la tesi di Filastò, che qualcuno gli stava chiedendo i documenti, i ragazzi li stavano estraendo e il serial killer li ha uccisi e quindi quei documenti sono rimasti per terra. Voglio ricordare che anche il pubblico ministero nel processo d'appello ai compagni di merende chiese l'assoluzione non solo, ma del testimone oculare Lotti chiese la trasmissione degli atti al pubblico ministero per falsa testimonianza. Questo è bene ricordare, che anche autorevolissimi magistrati che si sono occupati di questo processo hanno ritenuto infondate tutte le storie legate sia prima a Pacciani e sia ai compagni di merende. Questo significa che il serial killer unico, non c'è nessun custode di feticci e roba del genere, questo tra parentesi ritengo che
io credo che Narducci è sicuramente morto in circostanze misteriose, è sicuramente morto in circostanze particolari, ucciso, però non ha niente a che vedere col mostro di Firenze, perché non c'è nessuna prova che lo possa collegare al mostro di Firenze. Così come tutte le vicende legate a feticci, massonerie e robe del genere, io della massoneria non sono massone, non me ne frega niente, ritengo ridicolo che della gente si mette lì, faccia le cose, è una cosa che non condivido, non me ne frega niente, però collegare senza prove, in questo caso Narducci, che nell'ultimo omicidio era in America a fare i convegni. Sbagli, perché dammi una prova che Narducci era in Italia. Ci fate capire un attimo di cosa stiamo parlando. Perché non me ne frega niente di Narducci. Se Narducci è andato in America e non poteva essere in Italia. Avvocato, la richiamo all'ordine. Okay, esatto. E tu mi hai chiamato, tu non mi devi impedire di parlare. La richiamo all'ordine. Allora, a cosa si sta riferendo l'avvocato Biscotti quando parla di viaggio in Sud? Allora, Narducci è andato negli Stati Uniti con certezza nell'81, in corrispondenza, coincide, del delitto di Calenzano. Ok. Questo è andato. Nell'81 ci sono due delitti. Sull'85 lui non è stato negli Stati Uniti, lo racconta la moglie è una fonte di prova non importantissima, la moglie e altri quattro testimoni. La moglie dice: lui partì, andò all'estero a fine settembre, ma l'8 settembre era. Anche perché aveva problemi. Quindi l'avvocato Biscotti ha sbagliato. No, ma non è solo questo. Non sono. Io volevo... Avvocato, adesso devi lasciare parlare. Volevo dire questo. Diritto di controreplica. L'avvocato Biscotti mi ha dato. Se no mi si arrabbia Marcello. Cosa? Si arrabbia Marcello. Posso parlare? Cioè. L'avvocato Biscotti mi ha dato, che peraltro con cui siamo amici, siamo sempre stati, non ci siamo mai attaccati, però insomma le posizioni sono estremamente diverse. L'avvocato Biscotti mi ha ricordato l'avvocato Filastò. È un complimento. No, mi ha ricordato l'avvocato Filastò. Okay, sì. E io ricordo una cosa particolare. Stavo facendo le indagini, si discuteva del procedimento relativo all'omicidio, non ai delitti, diciamo ai delitti di favoreggiamento e collaterali, e mi ricordo che mi vidi Filastò che difendeva, non mi ricordo chi, forse Spezzi, non so, qualcuno. E io mi ricordo che parlando con lui, io mi resi conto che non sapeva niente del processo. Non sapeva niente. Non te la passo, Giuliano. Questa non te la passo, an onore. Me lo disse lui. Ti ha mentito. Cioè, me lo disse lui, dai, Walter. Che devo dire? Devo dirle. Cioè, tu vuoi dire che l'avvocato Filastò non sapeva niente del processo del mostro di Firenze? No, del processo che stava dell'aspetto perugino della vicenda. Perché non c'entrava niente col mostro di Firenze? Questo lo dici tu, è una petizione di principio. Ma allora, io dico semplicemente questo. Quando io intanto non ho trattato i processi ai compagni di merende perché ero a Perugia, quindi non. Poi mi sono trovato in questa vicenda e su richiesta della Procura di Firenze il 9 novembre 2001 dovetti prendere atto del collegamento di indagini, perché Canessa mi scrisse, mi disse: da questo momento le indagini sono collegate, le indagini che stiamo facendo noi sul filone
superiore a quello dei compagni di merende sono collegate al tuo procedimento. E quindi io mi sono trovato inserito in questo contesto, perché Firenze procedeva per quello, Firenze svolgeva l'attività principale e io ho preso atto di questo, non è che ecco, a un certo punto... Legandomi ecco, a... Volevo dire questo. A Perugia, quando succedevano questi fatti, si pensava a un killer solitario. Io mi ricordo, perché cioè, a una persona che non è, diciamo, non ha pratica di queste vicende, si pensa subito al singolo. Se non che io mi domando, io non ho delle verità preconcette, come ce l'ha invece l'avvocato Biscotti. No, non ce l'ho. Gli atti. Lui ha, no, se, no, gli atti li vedono tu non conosci, tu gli atti su Narducci non li conosci, perché da come parli si vede che non li conosci. Ecco, perché bisogna che uno dica tu non lo sai, e allora dimmi una prova che collega Narducci al mostro di Firenze. Una prova, non una suggestione. Verbale riassunzione di informazioni, e questo grazie soltanto al dottor Giuliano Mignini. Giorno 16 giugno, anno 2006, viene escussa la signora Agostinucci Gianangiola, vedova Mazzini, cioè era la vedova dell'ex presidente del tribunale. Questo della serie, caro Walter, che Narducci non c'entra niente con il mostro di Firenze, ma è una delle tante. La signora dichiara, quindi prova diretta, perlomeno nella fase delle indagini preliminari, verbale di assunzione di informazioni da parte di teste, indifferente. Un giorno del 1985, mentre io e mio marito ci trovavamo in casa nella nostra abitazione sita in via Oberdan, ci venne a fare visita verso le ore 11.30, il commissario dottor De Feo, che era già venuto a casa nostra in precedenza a parlare con mio marito di suoi problemi personali. E nel momento in cui i due stavano per uscire, cioè De Feo e l'accompagnatore, il dottor De Feo, che appariva turbato, disse a mio marito e soprattutto a me, che li avevamo accompagnati alla porta, queste testuali parole: mi scuso per il ritardo, ma stamattina siamo dovuti andare a Firenze a fare una ispezione nell'appartamento privato del dottor Narducci, dove abbiamo rinvenuto reperti umani femminili raccapriccianti. Dove sono? Qualcuno li ha questa repertati? Questa non è una prova? Qualcuno questa, li ha sparire. Basta di fare il tuo show. Walter, basta. La tesi del serial killer unico sul mostro di Firenze è antistorica. Ecco. Ma non siamo al bar. Appunto, non siamo al bar. Dove sono questi reperti che sono stati scoperti? Li hanno fatti sparire. Ma se io vado in tribunale a difendere un cliente così, mi sembra che mi caccia dall'aula. Ma scherziamo. Ma non scherziamo. Ma non scherziamo. Ma allora questo che ha detto? Cazzo. Il falso? Ma non lo so. Se ci sono i reperti, me li dovresti dire dove. Se non lo sai, non devi. No, io so per esperienza che se uno va lì. Vi richiamo un attimo. Ma non diciamo stupidate. Allora, pausa un attimo. Facciamo una pausa. Allora, dovete sapere, faccio un piccolo intermezzo così ci calmiamo anche. Dovete sapere che noi... Sono calmissimo. Adesso le spegniamo il microfono. Un po' di tempo fa, noi con Gianluca e Andrea ragionavamo di fare un format nuovo di Darkseid, cioè Darkseid Match. La gabbia, cioè delle persone che si confrontavano partendo da posizioni opposte. Ecco, voi stasera state assistendo a una puntata pilota di Darkseid Match. Allora no. Però poi dovete mettere le palline sulla bilancia per vedere chi ha ragione. Non è forum, avvocato. Allora, ovviamente faccio un attimo anche io un intervento dicendo che tutti i tre ospiti che vedete qui sul divano e che vedranno gli spettatori poi nella registrazione godono della nostra massima stima in quanto tutti grandi professionisti. Assolutamente. Incondizionatamente. Siamo realmente interessati al lavoro che hanno svolto e ai loro punti di vista. Sappiamo che siete anche amici nel privato.
Erano. Dopo stasera. Noi più delle volte quando ci incontriamo al bar a Perugia cerchiamo di evitare parlare di questa roba, perché se no Walter, noi stiamo cercando, io e Marcello ovviamente come quasi sempre, di far trasparire quelle che sono le nostre convinzioni e le nostre idee riguardo a questi argomenti, certo. E ci sembrava proprio per questo interessante questa sera portare le due anime di questa vicenda, ce ne sarebbero molte altre, esatto. E magari faremo altri approfondimenti, però a questo punto torno dall'avvocato. No, volevo finire io. Lui prego, vai. Finisca, poi ho una domanda per voi. Io dico questo. Nessuno di noi era presente nei luoghi dei delitti, nel momento in cui venivano compiuti i delitti. Né io, né lui, sicuramente. A meno che adesso qualcuno dal pubblico non ci stupisce, che io sono il mostro. Quindi quello che è successo, in quel momento va ricostruito sulla base degli elementi, prove, sulla base delle deduzioni che si possono fare, perché secondo un criterio logico, no? Allora io dico questo. Microfono. L'assassino, mettiamo che è un singolo. Allora l'assassino deve andare a cercare il posto. Io sono stato in quei posti. E vi assicuro che la notte non si vede niente, sono posti che sono, c'è un'oscurità, ora figuriamoci all'epoca, quindi questo disgraziato, diciamolo pure, doveva andare lì, trovare le coppiette, poi senza essere assistito da nessuno, che gli facesse da palo, perché normalmente uno dice oh, sta attento se passa qualcuno, no, non c'era nessuno, era singolo, era solo lui, prende, ammazza il maschio, poi prende la donna, la porta fuori là e deve compiere le escissioni. Chi illumina la scena del delitto? Non c'è nessuno, lo deve fare da solo. E da solo, in quell'oscurità, è un po' difficile, senza, ripeto, essere assistito da nessuno che lo aiuti, gli lo metta in allarme se arriva qualcuno, perché qualcuno poteva passare. Delitto di Baccagliano. Senta, però, questa non è una provocazione, ma più che altro una domanda. Però sarebbe un unicum nella storia dei delitti seriali il fatto di un gruppo che interviene. No, c'erano i Chicago Rippers. Sto sbagliando, c'era? I Chicago Rippers, che erano un gruppo di persone che praticavano uccisioni con mutilazioni. Era un gruppo che era in quegli anni '80 negli Stati Uniti. Quindi, cioè, voglio dire. Non conoscevo. Chicago Rippers. Quindi, per cui, questo io non si possono fare le indagini con degli assiomi di tipo quasi teologico, perché qua mi sembra di se, quando se parla Walter, diciamo, lo chiamo Walter perché ci diamo del tu, mi sembra lui ha un atteggiamento fideistico, dice allora io. Le cose sono andate così e devono essere andate così e allora trovo tutti gli elementi che mi servono per perché questo è il contrario. Io non avevo, quando ho iniziato le indagini, non avevo questa sicurezza. Vediamo com'è andata. Allora, io qui adesso devo necessariamente il discorso, parola, poi volevo fare un attimo un'altra cosa, un'ultima cosa. Va bene, un'ultima prego. Cosa, lui, il discorso massonico. C'è una parità di il discorso di massonico. Lui mi sta prendendo bocca, adesso do la parola a lui. Discorso massonico, allora, non è un discorso qui campato per aria. La vittima era massone, il babbo era massone. Parliamo di Narducci. Di Narducci. Il babbo era massone, il suocero, il consuocero erano massoni, gli amici di famiglia erano massoni. E allora? E in sede di commissione parlamentare antimafia, nel 2022, 14 luglio 2022, il gran maestro, l'ex gran maestro Giuliano Di Bernardo, che mi ha fatto i complimenti, non avevo mai ricevuto complimenti da un gran maestro massone, devo dire,
Lui ha confermato in pieno che questa vicenda deve essere letta con questa presenza massonica, e lui aveva ricevuto l'assicurazione da un massone fiorentino che gli avrebbe spiegato tutto di questo medico perugino. Ecco, poi, allora, parlando, restando un attimo sulla questione perugina e restando anche nell'ambito del vostro lavoro in commissione che si è concluso con la passata legislatura, voi avete avuto l'occasione di interrogare in carcere Izzo. Angelo Izzo. Angelo Izzo. Pausa. Me ne vado. Se dobbiamo parlare di Izzo e dare credibilità, allora, a Izzo, me ne vado. E soprattutto un filone che voi avete anche seguito, collegandolo al filone perugino, che poi se c'è un collegamento o meno con il mostro di Firenze, lui non è d'accordo, accidenti, voi invece accidenti. Sì. Ma questo fa parte della discussione. Avete anche esplorato i collegamenti tra Narducci e ambienti dell'estrema destra romana e la sparizione di diverse ragazze, tra cui Rossella Corazzina, forse la più nota, sì. E Izzo, nel raccontare i suoi rapporti avuti con Narducci e con l'ambiente perugino, ha dato dei riscontri piuttosto se posso dirlo, perché io ero presente. Poi vorrei sentire anche l'avvocato. Ma lui non c'era, però, purtroppo. No, ma non su questo, io sul no, io, sì. Sì, sì, su Izzo. No, io volevo intervenire sul allora, discorso del serial killer. Sul discorso Izzo posso parlare, perché ero l'unico che l'ha ascoltato. Eravamo nel carcere di vicino Roma, di Velletri, mi pare, e lui è stato interrogato e ha fornito una serie di elementi. Ora, una delle cose che mi hanno colpito di più, Walter non può dire niente perché non c'era. No, fatemi parlare dopo. No, non c'era e non c'era soprattutto, non ha visto la villa dei Narducci a San Feliciano, sicuramente. Mentre io l'ho vista, sono stato due volte con Canessa. Lui ha descritto, a parte ha detto che conosceva Narducci, eccetera, ha descritto la villa dei Narducci a San Feliciano, dove sarebbe stato compiuto questo delitto. Quello di Rossella Corazzina. Di Rossella Corazzina. In maniera, io sono rimasto colpito, perché l'ha descritto in maniera pressoché perfetta, e non poteva averlo visto da nessuna parte, perché non è stato proiettato, era una casa privata, non era stato oggetto di riprese. Quindi, primo punto. Secondo punto, lui ha detto che il personaggio, il Narducci, faceva parte, lui e Izzo anche, facevano parte di una sorta di setta che si chiama la setta dei nove angoli, che è una setta neonazista inglese, di cui nessuno aveva finora parlato. Nemmeno la famosa signora Carlizzi, che era stata bersagliata in parte giustamente da molti avvocati, e non solo avvocati, nessuno aveva parlato di questo. Avevano parlato della Rosa Rossa. L'unico riferimento a un ambiente di setta era la Rosa Rossa, ma la setta dei nove angoli non ne aveva parlato nessuno. Per cui andiamoci, poi può darsi, vanno valutate queste affermazioni, vanno valutate. Il lavoro della commissione si è interrotto per la fine anticipata della legislatura, e quindi però prima di parlare alla Biscotti, cioè di fare il discorso diciamo teologico, bisogna fare un discorso di tipologico. Però lei lo sta provocando, lo sta provocando. Io proprio sinteticamente, sì, volevo tornare un attimo, in maniera spero più pagata possibile, per smontare la tesi una volta per tutte del serial killer unico. Allora, io posso essere d'accordo con il collega Walter Biscotti sul rivedere, sebbene il compito che lo attende non è dei più facili, la posizione eventualmente di Vanni come collocato in quei delitti. Quello su cui io personalmente, alla luce di tutti gli studi che ho fatto documentati,
ritengo una tesi assolutamente anacronistica, è quella che mostri Firenze sia un serial killer unico. E mi sovvengono alcune evidenze documentali. La prima tra tutte è l'intercettazione risalente, se non ricordo male, perché ormai parlo di qualche tempo fa, di giugno del 1981 tra Fosco Fabbri e Dino Spalletti. Chi erano costoro, va spiegato al grande pubblico. Fosco Fabbri era uno dei due guardoni che fu fermato, fu individuato nell'imminenza del delitto del 6 giugno 81 a Calenzano. Venne fermato perché sospettato insieme ad Enzo Spalletti, che poi venne arrestato con l'accusa dapprima di falsa testimonianza e poi proprio di essere l'autore materiale dei delitti. Venne interrogato dalla polizia e successivamente venne intercettato in un colloquio registrato a verbale con Dino Spalletti, il fratello di Enzo Spalletti, Dino Spalletti che era in quel momento ristretto in carcere. E nel corso di quella lunghissima telefonata che è stata trascritta, Dino Spalletti chiede a Fosco Fabbri, che era amico del fratello, di intervenire in qualche maniera. E dice: che vuoi che faccia, lui ha fatto una cavolata, perché doveva contenersi in una certa maniera, va da braccio con il ricordo di quella intercettazione. E Fosco Fabbri fa un riferimento diretto, quindi siamo già a giugno del 1981, con riferimento al delitto precedente, quindi Rabatta 1974, dove dice: ma guarda che anche lì quelli che erano stati, chi vuoi che li vada a cercare, e fa riferimento a Mostri al plurale. E stiamo parlando di un guardone che era capo delle piazzole dei guardoni, che era testimone oculare diretto dello scempio avvenuto a Travalle di Mosciano, scusate, a Mosciano di Scandicci il 6 giugno del 1981. Poi sovviene l'esame delle scene del crimine per quella, l'intercettazione tra Lotti, giustamente il dottor Mignini mi ricorda l'intercettazione tra Lotti e il sacerdote di riferimento del suo padre spirituale. Lotti non sapeva di essere intercettato e fa riferimento alle vicissitudini, era sotto pressione da parte della squadra mobile con gli interrogatori, e Lotti si difende col sacerdote e dice: beh, ma fatto, io ho parlato di quello che loro sanno, perché sennò per parlare qui si ne deve parlare di tanti, riferito a quelli direttamente coinvolti nelle vicende del mostro. Ma basta poi un semplice esame delle scene del crimine per smentire la tesi del serial killer unico. Una su tutte, Calenzano, 22 ottobre 1981, se uno ha lo stomaco sufficientemente pesante per andare a vedere le foto della povera Susanna Cambi, si rende conto che lì la mano escissoria è duplice, perché nella regione sovrapubblica c'è un tipo di escissione regolare, nella regione sottostante invece è stata fatta in maniera assolutamente brutale, e potrei continuare con numerosi altri esempi. Concludo sul punto riferendo una cosa che probabilmente il collega Biscotti non conosce, sempre per merito del dottor Mignini, verbale di assunzione di informazioni 29 aprile 2006, fatto dal dottor Mignini nell'ambito dell'indagine sulla morte di Narducci al dottor Giulio Mastroianni, che era all'epoca direttore del Corriere dell'Umbria. Tralascio tutto. Dice che era in contatto a Firenze con Roberto Chiodi, un collega della giudiziaria che credo all'epoca lavorasse al quotidiano La Repubblica, e comunque seguiva per lavoro la vicenda del mostro. Tra le altre cose, dice, molto lungo il verbale, dice, cito Mastroianni: sempre secondo quanto detto mi dai Chiodi, i magistrati fiorentini ritenevano che i delitti fossero opera di un gruppo di persone e non di un serial killer solitario. Si parlava anche di pedofili e di guardoni. Allora inizio. Un attimo. Io direi, siccome a un certo punto dovremmo... Mi togli la parola e mi fai... No. Aspetta. No. Siccome a un certo punto ci dobbiamo avviare a conclusione, ma c'è un argomento che vorrei trattare, chiedendo a tutti voi la vostra opinione, ti chiedo, Walter, di fare un intervento... No. Perché... E allora io non le do la parola. No. Veramente, cerchiamo di non aprire un altro putiferio. No, prego. Però, prego.
prego. No, cosa volevi chiedere? Con pacatezza, vorrei arrivare alla pista sarda in modo molto... Te la dico io. Te la dico io la pista sarda. Allora, andiamo direttamente alla pista sarda, un attimo. No, prima devo replicare. Prima. Poi ti dico com'è nata la pista sarda. Quanto è difficile lei, che è un'altra cavolata. È un'altra cavolata. Sono tutti d'accordo sulla pista sarda. Ecco, quindi secondo me, siccome non c'è dibattito sulla pista sarda, la sappiamo. No, è giusto. Dibattito. Innanzitutto devo dire una cosa. Prego. Allora, se no non usciamo, prego. Dico le cose che secondo me possono essere anche... Non tutti conoscono la vicenda, quindi non tutti, a microfono però, non tutti sanno Lotti. Lotti è il testimone oculare. Lotti, di cui stava parlando il dottor Antonioni. Sia Mignini che il collega Antonioni. Lotti, che ha preso 20 anni perché pensava di essere il testimone, la star di questo processo, e non so quanti anni è stato condannato. 26, dice il dottor Antonioni. Mi sembra 20 comunque, non lo so però. Detto questo, Lotti... Non sono d'accordo neanche su questo. Avete presente un piccolo paese dove la gente, spesso le persone un pochettino in là con gli anni, si trovano al bar a giocare a 3-7, ecco, questi erano Lotti, Vanni, questi giocavano a 3-7, bevevano, chiacchieravano. Quando c'era Vanni, si racconta, questo è stato detto e scritto, gli dicevano: guardate che, guarda che sono arrivati i marziani al campo sportivo, è arrivata l'astronave, e quello Lotti andava a vedere se era davvero arrivata l'astronave. Questo era Lotti, va bene? Che è la figura cardine del processo ai compagni di merende, cioè il testimone oculare, va bene? Questo è Lotti, beone di paese, e quindi sfido qualunque pubblico ministero a oggi a fare un processo così come è stato fatto quello ai compagni di merende. Devo dire una cosa su Izzo, alzi la mano chissà chi è Izzo. Ecco, quindi... Non ho capito che cosa ha chiesto. Ah, no, alzi la mano, alzi chissà, la mano chi è chissà chi è Angelo Izzo. Quando era, giusto per capire il personaggio, quando era un ragazzotto, ha ammazzato una ragazza che se l'era portata. Delitto del Circeo, ha scontato tanti anni di carcere. Ne ha ammazzate altre due. I giudici ritenevano che si era ravveduto, è uscito e ha ammazzato un'altra signora con la figlia, sì, 13enne, se non sbaglio. Adesso è tornato in galera. Voi dovete sapere che chi sta 30-40 anni in galera sa i cazzi di tutta Italia. I fatti, diciamo. Esatto, sa i fatti di tutta Italia, perché sente quello, sente quell'altro, sente quello. E lui è un sistema in magazzino. Voi leggerete che tante volte si sente, e il pubblico ministero qui me lo può confermare, che gli arrivano lettere, arrivano anche agli avvocati, guardi che io so chi è stato quello, perché io so, vi posso dire. E allora vuole essere sentito, si fa il viaggetto, si fa la cosa, poi arriva lì e sono tutte stupidaggini. Mettiamo tutte stupidaggini. Come è morigerato l'avvocato. Izzo, io sfido qualunque pubblico ministero sano di mente che possa impostare un processo penale sulle dichiarazioni di Izzo. Quindi quello che ha però detto... Qui si parlava dell'attività di una consulente, di una commissione. Sì, ma peggio me sento. Ascoltare, impegnare una commissione parlamentare pubblica ad ascoltare uno come Izzo, no, è una perdita di tempo, però... perché qualunque informazione, qualunque atto tu puoi raccogliere da uno come Izzo non può andare in giudizio, perché nessun pubblico ministero sano di mente può impostare, no, nessun pubblico ministero sano di mente può impostare un processo sulla dichiarazione sostenere, di Izzo. Sostenere nel andiamo 2024 avanti. Andiamo avanti. La tesi del serial killer solitario sul mostro di Firenze equivale a dire quello che diceva Corrado Canale nel 1988 a margine di un convegno, ovvero la mafia non esiste. Insomma, Andrea Purgatori gli ha già risposto. Andrea Purgatori, killer, allora,
pace all'anima sua, pace all'anima sua. Mamma mia. Esatto. Uno degli ultimi atti in terra di Andrea Purgatori è stato notevole, è stato quello di toglierti la parola. Se mi parli di Purgatori, dai, visto che mi ha tolto la parola e sono l'unico a cui ha tolto la parola, Purgatori ti ha, tu hai parlato, t'ha fatto. No, perché no, ho sentito un'ora e mezza. Ci abbiamo, ci abbiamo a conclusione con divertito quel duetto, quel siparietto mi ha tolto la parola. Mi ha tolto la parola. Vabbè, io l'ho sentito. Ora litigano anche su dobbiamo fare adesso dobbiamo adesso dobbiamo fare come gli arbitri della box in distanza. Esatto. Distanza. Allora, velocemente come è nata la pista sarda? Proseguiamo. Allora, la pista sarda ci arriviamo velocemente, concludiamo con la pista sarda. Anzi. Ragazzi, vi prego. Ordine. Spengo i microfoni. Posso? Ordine. No, ordine. Un attimo. Ordine. Un attimo, ordine. Allora, sentiamo. Ordine. Allora. Spostati, sennò non vedo. Allora, vi siete divertiti stasera? Esatto, Vi siete divertiti. Esatto. Avete capito che l'argomento mostro di Firenze è molto caldo. Allora. Esatto. Perché insisto sulla pista sarda? Tanto perché personalmente mi ha sempre molto affascinato e perché a vario titolo coinvolge tutti e tre gli ospiti. Il dottor Minnini, perché ha fatto arrestare fondamentalmente il maggiore propugnatore di questa pista, che era il giornalista Mario Spezzi. Sì. Certo, adesso ci arriviamo al perché. Esatto. Ok, noi abbiamo avuto ospite anche Douglas Preston, anche Douglas Preston, che con Mario Spezzi ha scritto Dolci colline di sangue. E invece la pista sarda è importante anche per l'ipotesi di un eventuale serial killer vicino all'ambiente delle procure, perché è importante capire come si arriva. Non devi dire ambiente delle procure, ambiente investigativo, del palazzo. È importante. Perché è importante capire. Se vuoi te lo come... spiego, se vuoi te lo spiego. Signori, per favore, sennò non capiscono, non si capisce quello che stiamo, di cui stiamo parlando. Allora, è importante capire come si arriva alla pista sarda. Quando è che emerge la pista sarda, in cui è coinvolto Francesco Vinci, Salvatore, Antonio, e insomma, una famiglia. È una pista che viene da lontano. Allora, io chiederei con ordine e con disciplina, per favore, a Walter Biscotti di spiegare come si arriva alla pista, come si arriva alla pista sarda nell'82. Poi le chiedo di lasciare il microfono e lasciamo la parola al dottor Minnini. Prego, avvocato. No, allora, innanzitutto come si arriva alla pista sarda è una mia opinione sulla base dei fatti accaduti. Prego. Nel 1982 c'è l'ennesimo duplice omicidio, però in questo caso il ragazzo in qualche modo per il mostro di Firenze riesce difficile ucciderlo, quindi lui riesce addirittura a scappare, sembra quasi ferito, adesso la faccio corta. E cosa succede? Succede che nel frattempo, quando il mostro si allontana, perché cerca di andare via con la macchina e roba del genere, comunque sta di fatto che il ragazzo che il mostro pensava che fosse morto, in realtà arriva l'ambulanza e lo porta all'ospedale. Lo porta all'ospedale, Mainardi mi sembra che si chiamava, vero? Lo porta all'ospedale e muore. La dottoressa Della Monica, che stava indagando, dice: facciamo credere che durante il tragitto con l'ambulanza ha parlato il ragazzo. E quindi dice questa cosa a tutti i cronisti. E quindi tutta la stampa parla che questo Mainardi, prima di morire, ha parlato con Mainardi ha parlato con quello Allegranti che guidava l'ambulanza. Succede che il mostro si allarma, non solo
arrivano telefonate addirittura spacciandosi per funzionari della procura che chiedono di sapere qualcosa e roba del genere. Ma succede una cosa molto anomala. Succede che viene fuori, non si è ancora capito come, scusatemi se sbaglio. Non sono d'accordo! Non si è ancora capito questa come. Questa è una notizia. Non si è ancora capito come, che qualcuno si ricorda che nel 68 ci fu un duplice omicidio e i proiettili erano gli stessi. Arriva una lettera, se non sbaglio. No, non è detto. Siamo veramente perché non si sa se c'era una lettera, non si capisce. Non si capisce. Quindi cosa succede? Viene fuori che qualcuno si ricorda che in un duplice omicidio del 68 c'era gli stessi proiettili H, serie H, calibro, eccetera, calibro 22, Winchester, mi sembra. Nel verbale si parla di proiettili Lockheed. L'ho appurato quella cosa, è diverso. Detto questo, vanno a cercare il fascicolo. Preso atto che c'è questo ricordo, vanno a cercare questo fascicolo. Cercano questo fascicolo, si pensava che era Perugia, che era transitato per Perugia e poi per ragioni di competenza poi in qualche modo era ritornato a Firenze, e la cosa sbalorditiva è che in questo fascicolo trovano la busta pinzata con quattro proiettili Winchester eccetera eccetera, identici a quelli di tutti gli altri. E io non l'ho mai visto. Dottor Mignini nemmeno l'avvocato Antonioni, ma è impensabile che un reperto così importante possa essere pinzato alla copertina del fascicolo. Il fascicolo è già definito. Quindi questa è una cosa impensabile. Non era un delitto irrisolto, era un delitto per cui era stato condannato. No, quindi il mele. Quindi cosa succede? E lì nasce, allora bisogna vedere, ma erano stati i sardi lì nel perché nel questo omicidio nasce in un contesto della comunità sarda, sì. Radicata in Toscana. E quindi da lì nasce la cosiddetta pista sarda. E nel delitto del 68, se non sbaglio, aveva indagato una persona che prima abbiamo citato. Stefano Mele. No, aveva indagato anche dell'amico, se non sbaglio. Certo. Olinto dell'amico che si scoprirà anni dopo essere reclutatore del Sismi che faceva capo a Federico Mannucci Benincasa, capocentro Sismi a Firenze. Preso atto di questa assoluta straordinarietà e singolarità della busta pinzata alla copertina del fascicolo, che è contemporanea alla preoccupazione del mostro che Allegranti, cioè l'ambulanziere, possa aver ascoltato quello che ha detto Mainardi mentre moriva, la coincidenza è formidabile e riesce, perché da allora in poi tutta l'attenzione si sposta sui sardi. Aggiungo un dettaglio che era iniziato l'impistaggio o depistaggio sui sardi col far rinvenire proprio nella piazzola di Baccagliano, di Montespertoli, dove è avvenuto il duplice omicidio Mainardi-Migliorini, di un flacone vuoto del farmaco Norzetam, che era quello che abitualmente usava Francesco Vinci, il quale Francesco Vinci, probabilmente avvertito da qualcuno o ha fiutato l'aria, in quegli stessi giorni immediatamente successivi al duplice delitto di Baccagliano, scappa e infratta la propria autovettura nelle campagne maremmane, probabilmente ospite di qualche suo corregionale latitante, e lì viene tratto in arresto con l'accusa di essere il mostro di Firenze. Quindi prego. Ah, hai finito? Perché... Prego. Allora, io volevo dire questo. Su questa vicenda siamo perfettamente d'accordo, no, nulla questio, però bisogna che uno poi tragga delle conclusioni, perché io non ho mai visto questo, quando lessi questo ricordo di questo maresciallo Fiori,
che ha, diciamo, ha sempre difeso strenuamente questa sua tesi, nonostante le smentite Spezzi, che dice che c'era un trafiletto di giornale in cui si parlava di andate a cercare, c'era scritto andate a cercare a Perugia, perché poi sembrava che il fascicolo fosse dal giudice di rinvio, invece era tornato a Firenze, andate a cercare se volete trovare la soluzione, e la guarda caso i proiettili che si sosteneva che fossero gli stessi, ed erano gli stessi, ce l'avranno messi dopo probabilmente, di quelli dei delitti successivi, erano spillati. Io non ho mai visto con la spillatrice in un sacchetto di plastica a un fascicolo per omicidio definito. Io di questa cosa ne ho parlato nella requisitoria, ho detto non è credibile. Ne ha parlato Giuttari, non ne ha parlato nessun altro. Ed è una cosa incredibile. Io a questa storia non ci credo. Questo è stato il primo depistaggio della vicenda del mostro, il primo e più grande depistaggio della vicenda del mostro. Secondo lei è stato messo in atto da chi? Allora, non lo so. Ovviamente, vabbè, una sua opinione. Dirvi, da chi aveva interesse? Mi fate finire, perché sennò qui è fra una parte e l'altra. Allora io volevo dire questo. Microfono. Volevo dire questo. Io non lo so, ma certo è qualcuno, probabilmente, forse legato alle forze di polizia o carabinieri, forse più i carabinieri in questo caso. Questa è una sua ovviamente deduzione. Sì, forse, perché in quel momento il discorso della pista sarda se ne interessavano i carabinieri, non la polizia. I carabinieri, questo lo so. Questo è vero. E quindi qualcuno che aveva accesso alle cancellerie, che aveva accesso all'ufficio corpi di reato delle cancellerie, ma una cosa del genere era un fatto criminoso, cioè lasciare proiettili incustoditi e non farli passare attraverso la trafila ordinaria, confisca e distruzione. Lasciare questi proiettili in un fascicolo, così, in una cancelleria che poteva essere manipolato da chiunque, era un fatto criminoso e comunque passibile di procedimento disciplinare a carico del personale di cancelleria. Volevo aggiungere un'altra cosa. Se non è stato il mostro a farlo, è stato qualcuno che doveva l'ultima coprire... cosa. Io sono stato contattato dal figlio di Olinto dell'Amico, che comandava il nucleo investigativo del comando gruppo Carabinieri di Borgo Ognissanti, il quale ha parlato con me, ha scritto un libro in cui conferma il coinvolgimento del Narducci, quantomeno nel delitto di Scandicci, perché rivelatogli dal padre, evidentemente. Ovviamente su questa storia dei proiettili lui si arrabbia, minaccia, querele, eccetera, perché ci andava di mezzo sicuramente in queste indagini e su questa tenuta di un'arma di corpi di reato, ci andava di mezzo, poteva andarci di mezzo il padre. Per cui questa storia è una storia gravissima e mi stupisco che nessuno... Io l'ho detto, l'ho citato nella requisitoria, e l'ha detto il dottor Giuttari. Solo noi due l'abbiamo detto. Di altri, almeno che io sappia, non l'ha detto nessuno. Non so se sbaglio. Ecco, allora, perché poi sicuramente qualche domanda dal pubblico ci sarà. E è chiaro che questo è veramente un fatto emblematico, quello dell'avvio della pista sarda, perché sono due le cose: o è stato il mostro o qualcuno che doveva coprire, ecco, il mostro. E questo è importante, perché io voglio sollevare da ogni, a mio giudizio, responsabilità
personale di cancelleria, poliziotti, carabinieri, robe del genere. Io sono convinto che, così come era la tesi di Nino Filastò, che il mostro certamente aveva possibilità di vicinanza, diciamo, agli ambienti. E no, e questo può, guarda, io te lo dico per esperienza, se io domani mattina, adesso mi dico una cosa, spero che nessuno mi querelli, ma voglio andare a vedere un fascicolo e metterci un foglio, io non credo che sia una cosa impossibile. Che poi di questi tempi dire queste cose, soprattutto in ambito perugino, esatto. No, buono, va. No, ma non va è bene. Colpa di nessuno, non è colpa di nessuno. A Perugia in quegli anni, che io ricordi, c'erano procedimenti per, che riguardavano corpi di reato, che venivano... erano scomparsi. Allora, però, senza che ci nerpichiamo su sentieri che sì, esatto, non ci competono, una risposta secca a tutti e tre. Esatto. Secondo voi sarà mai possibile arrivare alla verità sui delitti del mostro? Io rispondo con le parole dello scrittore notissimo Carlo Lucarelli, che paura, no, quelle. Quello lì, sì, lui. Che interrogato proprio con la stessa identica domanda, diceva che a suo giudizio forse potevano passare anni e si sarebbe raggiunta una verità totale o parziale su fatti anche estremamente gravi come la strage di Ustica e la strage di Bologna, ma che sul mostro di Firenze non si sarebbe mai raggiunta. Io condivido ad oggi, 22 marzo del 2024, lo stesso pessimismo di Carlo Lucarelli. Dottor Minnini. Io sono, per natura, non sono pessimista, quindi... non si potrà mai dire, non me la sento di escludere niente, dico soltanto che in tutti questi anni vi sono stati tanti tentativi, tante operazioni di depistaggio, tante, e una, potrei citare il caso anche di Spezzi, che cercava di far rinvenire nella villa Bibbiani di Capraia e Limite degli oggetti provenienti dai delitti con cui accusare Antonio Vinci, che era stato, che era il nipote di Francesco, di Francesco Vinci e figlio di Salvatore Vinci, figlio di Salvatore, era il nipote, e che era stato accusato, si erano andati a trovarlo a casa sua Mario Spezzi e Douglas Preston, scrittore americano, e gli hanno detto: ma lei è, sa che potrebbe essere accusato di essere il mostro di Firenze, e lui con la calata sarda che lo caratterizzava gli diceva: no, guardi che a me le donne piacciono intere, non a pezzi. Walter, ci sarà mai una soluzione a questo mistero? Allora, innanzitutto quello che sarà il mio impegno, mio insieme a quello dell'avvocato Mazzeo e del nostro consulente Cocchi e di altri collaboratori, è quello di far cadere il processo, le accuse a Vanni e la condanna di Vanni con la revisione, quindi se si accede a questa ipotesi viene giù tutto, quindi tutti i 50 anni di processi. Noi abbiamo un'idea. Quando gli investigatori fecero una lista di quelli che potevano essere sospettati, trascurarono un rapporto della stazione, dei carabinieri della stazione di Borgo San Lorenzo, che avevano fatto un rapporto dicendo: guardate che per queste considerazioni, per quello che è successo a questo signore, questo quello ha fatto, quello che ha fatto, secondo noi è il mostro di Firenze. Completamente tagliato fuori dalla famosa lista. Questo nome voi lo conoscete? Intanto questo, no, sappiamo chi è, stiamo lavorando, ma questo è un altro discorso. Vabbè, che non ce lo dice il nome? Non posso. Quindi c'è praticamente un mostro di Firenze 4.0. C'è un'ipotesi che non è stata valutata con attenzione, che merita di essere valutata. Se arriviamo a pensare che può essere stato Calamandrei, Vigilanti, Narducci, roba del genere, va bene, non ho finito. Detto questo, il processo penale non è per forza ciò o le inchieste o i verbali quello che è la verità.
La verità può essere tranquillamente da un'altra parte. Il collega prima ha citato Bologna, Ustica. Voi pensate che Bologna e Ustica le sentenze hanno detto la verità? Sì, quella del 2021 di Bologna. No. Su Ciavardini, sì, 1300 tutto pagine mirabili scritte dal presidente Leone, assolutamente sì. Non usciamo fuori tema, Bologna Ustica. Quello che ascoltate dai processi penali, no, perché poi ci diranno su YouTube, ma li avete bloccati mentre parlavano di Bologna. Carità, dopo due ore, sì. Per carità, allora è stata una serata frizzante. A questo punto, molto frizzante. Non possiamo non chiedere se ci sono domande dal pubblico, però. Come dico sempre, fate delle domande, non degli interventi, non delle riflessioni. Vi togliamo brutalmente la parola, quindi. Però non mi avete fatto parlare, però. Ci dispiace. Quindi se ci sono domande, alzate la mano e ecco, arriva il microfono. Buonasera e grazie per l'intervento e per la serata. Io ho una domanda, se a tutti e tre la rivolgo. Sperando di non creare ulteriori divisioni, se siamo tutti d'accordo nel poter, non dico affermare perché poi per quello serve una sentenza, ma nel credere fermamente che non possa essere stato Pietro Pacciani, alla luce del fatto che ci sono stati vari depistaggi e credo che il network di Pacciani non potesse mai arrivare così in alto nei palazzi per mettere in piedi questi depistaggi e per la modalità in cui è morto Pacciani, avendogli somministrato un farmaco che era contro la sua patologia, sì, contro la sua patologia cardiaca. Chi risponde? Non ho capito. Tutti e tre brevemente. Siete d'accordo sul fatto che Pacciani non potesse essere il killer, il mostro? No, allora, su Pacciani il discorso è lungo, però cerco di essere estremamente sintetico. Risposte brevi. Allora, sicuramente una parte di ragione ce l'ha il collega Biscotti quando dice che era il mostro perfetto e che quel processo di primo grado sia stato tutt'altro che specchiato nel rispetto delle regole della procedura penale, assolutamente d'accordo. E su Pacciani quello che inquieta è il fatto di come sia stato avvicinato proprio già nel corso del processo da certi ambienti, è stato avvicinato da Bruno che era un funzionario dei servizi segreti, il criminologo Francesco Bruno di recente scomparso, e diciamo che tutto quello che ha circondato Pacciani comunque è sempre stato molto avvolto nel mistero, non ultima la morte, lo diceva bene il nostro amico, perché lui è morto il 21 di febbraio del 1998 in circostanze tutt'altro che chiarite, perché non si è trattato di morte naturale, a quello perlomeno che aveva ricostruito il dottor Giuttari con le indagini che aveva fatto. Ma gli era stato somministrato un farmaco che era fortemente controindicato rispetto alle patologie di cui Pacciani soffriva. C'è più di un'ombra su Pacciani, c'è più di un'ombra anche sul suo eventuale, sottolineo eventuale ruolo nella serie omicidiaria attribuita al mostro. Allora, di sicuro non poteva essere da solo perché è evidente, le evidenze parlano di delitti di gruppo. Allora, l'avvocato Biscotti già ci ha detto come la pensa. Vuole aggiungere qualcosa? Prego, lei, dottor Minini. Ma io su Pacciani, io non ho indagato su Pacciani, quindi mi ricordo soltanto che l'avvocato Fioravanti, che è stato sentito da noi, con cui abbiamo avuto numerosi contatti, mi diceva sempre che Pacciani, per difendersi, non mi ricordo in quale momento, soprattutto del processo, diceva sempre: indagate sulla morte del medico perugino, perché quella morte va a mio vantaggio. Cioè, lui diceva: perché non avete indagato su quella morte invece di indagare su di me? Esatto. Quindi questo, per quanto riguarda Pacciani, io al più lo faccio custode delle piazzole. Allora, sia il processo Pacciani e sia il processo ai compagni di merende, che sono naturalmente e anche fattivamente collegati, perché quando si chiude il processo d'appello a Pacciani, di fatto
inizia le indagini a quello dei compagni di merende. Siamo in anni complicati. Non partiamo, non prendiamo la no, 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 adesso dico delle cose forse un po' forti e me ne assumo la responsabilità di quello che dico. Sono anni complicati, soprattutto a Firenze. Ci sono state le stragi di mafia, mi sembra nel 93. Sì, 97 maggio. Esatto, 93. Quindi c'è un procuratore bravissimo, importantissimo, che è in ascesa. Da lì a poco diventerà procuratore nazionale antimafia, sta facendo un'inchiesta importante sulle stragi di mafia a Firenze. Per la prima volta la mafia agisce fuori dalla Sicilia in maniera così importante. Faccio una nota soltanto, stiamo parlando, l'avvocato Bisogna, stiamo parlando di Pierluigi Vigna. Certo, certo. È pensabile che un procuratore così importante lasci indietro 8 duplici omicidi? Cioè, lei sta dicendo che è pesante, cioè è una cosa pesante. È un po' sbatti il mostro, no, in prima pagina. Esatto. Insomma. Se ne assume la responsabilità. Io mi assumo le responsabilità di quello che va dico. Bene. No, ma perché in assoluta... guardate che anche i pubblici ministeri si affezionano alle loro tesi e alle loro inchieste. Non pensate... No, no, su questo sono d'accordo che sono, con lei. Che sono soltanto gli avvocati su che, questo, difendendo, i propri, che difendendo i propri clienti camminano anche sulle acque. Quindi io sono convinto, nell'assoluta buona fede di tutti, senza che in quel periodo... No. Buona fede significa anche che voglio portare alla fine un processo. Credo che quel processo debba essere finito, credo che quelli sono i colpevoli, costruisco un processo che oggi a distanza di 30 anni sono processi che fanno sorridere. Io dico che se chiunque ha fatto le inchieste, che sia Giuttari, che siano, non mi interessa, ma quei processi sono processi che gridano vendetta da un punto di vista della procedura penale, della procedura penale. Credo e che non importa se ci sono le sentenze, credo che abbia perché risposto. Non è solo sulle sentenze che si scrive la storia, Giuliano, la storia si scrive anche con le sentenze. Ma scusa, allora con queste affermazioni ma io dico quello che ci sono due, voleva fare una domanda a lei? No, c'è laggiù. Non ho detto una cosa grave, ho detto che un pubblico. C'è un'altra domanda, c'è un'altra si domanda. Affeziona no, alla no, sua no, inchiesta. Però scusate, non parlate tra di voi perché. Sì, se no. Prego, spazio alle domande. Prego. Salve, io volevo chiedere a tutti e tre la vostra opinione, spero che la conosciate, ma sicuramente sì, sull'ipotesi che ha fatto Carlo Palego, che è un mostro. Palego, sì. Che praticamente fa scopa più o meno con quello che è uscito fuori anche stasera, ossia sul fatto che ci sia stato un depistaggio dopo l'82 e che, secondo quello che dice, a tirare i fili sia stato Federico Mannucci Benincasa e quelli del... E oltretutto però lui, scusa, ultimamente ci ha infilato dentro anche Vigilanti, quello... Giampiero Vigilanti, sì, ah, cioè, Federico Mannucci Benincasa, l'abbiamo citato prima, capo centro sismi di Firenze. Grazie. Sì. Cosa ne pensate? Prego. Io posso dire che è stato trovato un arsenale, quello è la notizia è pubblica, quindi che era nella sua disponibilità, per cui... c'è una struttura, faceva parte del controspionaggio di Firenze. L'Italia, con la sua posizione di confine con la Cortina di Ferro, si è trovata coinvolta in tutta una serie di situazioni come la Stay Behind, eccetera. Tra l'altro, quindi... in questo deposito c'erano anche... roba di Brigate Rosse. In realtà, no? In realtà non era. Dall'attività. Era un appartamento. Dall'attività della Commissione Antimafia è venuto fuori un aspetto
della vita di questo medico, di questo personaggio, che non era emerso durante le indagini, e cioè il suo coinvolgimento in ambienti della destra eversiva e quindi di quella struttura militare che stava dietro la destra eversiva, perché sappiamo che per esempio la cellula veneta di Ordine Nuovo era legata agli ambienti della NATO, anche perché questo è un discorso purtroppo che va fatto, per cui questo discorso di Mannucci bene in casa è... Cioè, quindi il depistaggio sul Mossi rientrerebbe in un'ottica di strategia della tensione, se dovessimo parlare di un coinvolgimento del Sismi. Questo è difficile, bisogna approfondire questi lavori della commissione. Io l'ho detto, l'ho ripetuto, io questo aspetto non mi era emerso a suo tempo, però è emerso in sede di commissione antimafia, e quindi ecco perché il discorso è un discorso più ampio di quello che fa pensare un singolo era morto a questo punto. Che sono assolutamente d'accordo con il dottor Mignini che l'elemento forte a sostegno della tesi dell'amico Carlo Palego, che è una persona assolutamente di spessore, di cultura, mite e molto, molto serio, cioè del coinvolgimento anche nelle vicende dei delitti del cosiddetto mostro di Firenze di Mannucci Benincasa, è costituito dal rinvenimento del 1993, attenzione, in via Sant'Agostino, in un palazzo di un nobile che aveva prestato all'altro nobile Mannucci Benincasa, di nobile Bernardo Urgine. Lotteringhi della Stufa. Bravissimo, Lotteringhi della Stufa. Aveva dato, incomodato l'uso gratuito, questo appartamento nel centro storico di Firenze, dove poi, per puro caso, alla morte del Lotteringhi della Stufa, un familiare stava facendo le pulizie, l'opera di sbroglio, ed era stato rinvenuto un vero e proprio arsenale con del materiale estremamente inquietante al suo interno. Materiale delle Brigate Rosse, materiale che riconduceva alla strage sul treno Milano-Taranto, altro materiale, tra i quali soprattutto notevole numero di proiettili Winchester serie H, cioè gli stessi identici di quelli utilizzati nella serie omicidiaria nota dal 74 all'85 come i delitti del cosiddetto mostro di Firenze. E questo è un fatto. Da qui a dire quindi di conseguenza strategia della tensione, io non ho elementi per dirlo e non lo credo. Di qui a dire è certo il coinvolgimento del Sismi, e non è possibile dirlo e non lo dico. Di certo c'è che le ombre sono tante, il fatto è quello, e sicuramente è molto inquietante. C'era anche Vigilanti, non dimentichiamo Vigilanti, che apparteneva, credo appartenesse alla Stay Behind anche lui. L'avvocato Biscotti, per rispondere poi chiudiamo. No, soltanto per dire... In un fascicolo di un processo per omicidio, dico un fascicolo ma spesso ce ne sono decine se non centinaia, leggendo le carte ci sono tante possibili ombre, ma non ombre nel senso che nascondono qualcosa, sono ipotesi e cose simili. Questo non significa che per forza devono avere attinenza. Se tu fai un'inchiesta importante a 360 gradi, incroci anche diverse suggestioni, diverse testimonianze. Quindi fondamentalmente la ritiene una suggestione questa. Perfetto. È difficile. Chiudiamo, tanto abbiamo capito come la credo, pensa. Insomma, allora, ecco. L'incontro di oggi finisce qui, ringraziamo i nostri ospiti, esatto. Avvocato Antonioni, Avvocato Biscotti e Dottor Mignini, e noi con Dark Side Storia Segreta d'Italia vi aspettiamo il 5 aprile
avremo ospite Mario Mori con Giuseppe De Donno, sarà un altro incontro molto interessante. Molto, molto interessante. Vi invitiamo a seguire i nostri canali, iscrivervi al canale YouTube Dark Side Storia Segreta Italia, vi invitiamo a visitare il canale Nero Crime e intanto vi invitiamo di venire a Vasanello, se è la prima volta che ci venite, ci tornate, venite a mangiare qui. E intanto, visto che ci vedremo il 5 aprile, vi auguriamo buona Pasqua. Buona Pasqua, certo. Grazie.